La Ciassetta Lavagna getta al vento una ghiotta opportunità per ottenere la vittoria, non sapendo approfittare dell'inferiorità numerica patita dalla Cogornese, alla quale concede così una divisione dei punti in palio certamente indigesta al tecnico lavagnese. Non fosse altro perché i suoi atleti non hanno ottimizzato tutto quanto creato. Gli ospiti hanno fatto di necessità virtù e, naturalmente, con un uomo in meno, hanno saputo contenere in maniera intelligente i padroni di casa. Tutto sommato un pareggio giusto, quello andato in scena al Rivoli. Vediamo con l'immagine a cura di Davide Cucu quanto avvenuto durante il match. Nel primo tempo, al 13°, una potente conclusione a rete operata dal giocatore geniale, ottima la risposta del portiere Bodi che devia in calcio d'angolo. Al 28°, la replica dei locali, su tiro da fermo, Sparaccio colpisce in pieno la traversa. Sul prosieguo dell'azione, la difesa cogornese sbroglia. Al 30°, celere scatto di Montemarano sulla fascia sinistra, contrato da Squeri. La palla schizza via verso Condidorio, il quale di prima intenzione la calcia a rete, insaccandola imparabilmente alle spalle di Bodi. 0-1 al 30°. Replica la Ciassetta Lavagna e giunge immediatamente al pareggio, passano 5 minuti, scocca il 35°, su palla proposta in profondità si porta Canepa, il quale senza guardare la porta ospite vi indirizza un pregevole tiro, il quale a mo' di pallonetto scavalca un inebetito Ferrario, 1-1. Al 44°, azione di contropiede dei locali, Canepa viene intercettato dal portiere ospite all'altezza della tre quarti, dove Ferrario si era portato, e da questi poi viene colpito ed atterrato. Quindi, ovviamente, per l'arbitro c'è fallo da ultimo uomo, espulsione del portiere cogornese con calcio di punizione annessa. Al posto del portiere espulso, ovviamente, viene sostituito un atleta di ruolo, geniale, con il secondo portiere Cola Jacopo, che diverrà protagonista nella ripresa. E infatti la ripresa si apre al 10:30 con scaduto numero 17 della Ciassetta, il quale ruba palla a Deimina, si porta sul fondo e serve un pallone al centro. Qui Camezzana prova a girare la rete, bravo Cola Jacopo, il quale con prontezza respinge. Al 22°, nella parte opposta, in area lavagnese, c'è un contatto tra Squeri e Condidorio. Il numero 9 ospite cade a terra. Grandi proteste, vogliono il calcio di rigore i cogornesi, il direttore di gara non ci sente, per lui è tutto regolare. Al 31°, tiro da fermo a favore della Ciassetta, operato da Sparaccio. Ancora una volta, ottima la risposta di pugno, operata da Cola Jacopo. Insistono i locali, 34°, su punizione calciata da Sanguinetti verso l'area cogornese, si accende una mischia nell'area. Scaduto prova a concludere con un tap-in vincente, la palla però beffardamente termina fuori a fil di palo. Al 51°, sull'ultima palla del match, esattamente partita da tiro da fermo eseguito dal numero 7 Pretto, la sfera giunge in area di rigore, viene spizzicata da Musante, poi beffardamente ancora una volta la palla piano piano termina fuori a fil di palo. Ne deriva quindi che allo stadio Rivoli il risultato finale è il seguente: a Ciassetta Lavagna e Cogornese 1-1.